E ho fatto, devo dire, sono stato fortunato perché ho trovato esattamente quello che cercavo. Volevo un talento, un artista che fosse a tutto tondo, volevo un talento che avesse l'urgenza, il bisogno, la necessità di raccontarmi e farmi vedere che cosa stava dietro una voce, e sono contento di aver portato Asia in finale. Albano, tu non hai fatto mai, diciamo, il coach di un talent prima di The Voice. Com'è questa esperienza? Facevo solo quando stavo a casa. Accendevo il televisore, vedevo delle facce nuove, voci nuove che cantavo, cioè, questo mi sembra giusto. E ricordo quando uscì a Sanremo, c'era Ramazzotti, con Terra Promessa. Guarda, cavolo, questo farà un successo pazzesco. E facevo il coach non essendo coach. Questa è la mia esperienza, devo dire che mi sono divertito come non avrei mai immaginato di divertirmi. E in un periodo come questo mi ha fatto anche bene moralmente. Oh, un applauso dal palco. Cristina, tu sei stata un po' la grande sorpresa, perché non avevi mai fatto televisione prima di ora, e il pubblico ti ama. Il pubblico ti ama, grazie, era come se facessi televisione da 20 anni. Come diciamo che era questa esperienza sia di The Voice che della televisione? Allora, a me già sembra strano che sia quasi tutto finito, mi sembra di aver iniziato ieri The Voice e siamo già in dirittura d'arrivo. Sono stata molto felice di aver fatto parte di questo programma perché ho imparato tantissimo, spero di aver lasciato qualche cosa. Sono felicissima di aver scelto Andrea come finalista perché cercavo l'emozione, cercavo qualcuno che veramente mi emozionasse con la voce e qualcuno che fosse pronto per un mondo che a volte ti può anche mangiare, quindi sono estremamente, estremamente felice. E sono contenta di essere piaciuta perché per me è la rappresentazione che è bello essere veri, è bello essere se stessi, e nel momento in cui non si usano filtri, a parte un po' di trucco, il parrucco, il vestito bello, in qualche modo si arriva. Si può arrivare bene, si può arrivare male, ma si arriva con la verità, quindi sono molto felice di questa cosa. Credo di essere uscita come sono veramente, quindi se piaccio o no è un altro tipo di problema, però sono contenta che sia uscita questa cosa. Tu che sei, l'abbiamo detto mille volte oramai, non faccio altro che dire, solito stronzo, puoi dire, da venerato maestro solito stronzo, il solito stronzo del programma. Come hai trovato questa edizione? Quanto mi dai? Dammi la mia carta. Non sente dall'orecchio. Albano è disturbo. È un disturbatore. Lascia parlare Geax, Albano. Guarda, in questa edizione ho avuto il piacere di lavorare con tre persone simpaticissime e te. E ovviamente sapevo già che questi ragazzi mi avrebbero regalato delle bellissime emozioni, ci siamo veramente divertiti, non ci sono stati tanti momenti dove ci siamo dati addosso l'uno con l'altro, ci sono stati dei piccoli screzi, ma è normale. Per quanto riguarda il mio talento, Beatrice è la prova che The Voice sorprende anche noi coach, perché non era quello il talento che io pensavo di portare in finale, ma è riuscita dai knockout e alle battle a farsi strada anche nel mio cuore e palesemente a vincere le sfide che gli sono state poste. Quindi